Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Il gameplay è un banale dominio e uso la R, che è un'arma un pochettino sottusata, nel senso non la vedo davvero mai in giro. La si vedeva all'inizio quando era uscita, però è un po' sparita e posso capire il perché. Semplicemente non è un'arma proprio specialmente buona, però magari può piacere. In ogni caso, sì, guardate pure questo bellissimo gameplay con questa Claymore assolutamente indistruttibile. Ci ho sparato 5 colpi e non le è successo assolutamente niente, ma vabbè, a parte questo, volevo parlarvi del fatto che secondo me Battlefield 4 sta piano piano migliorando. Anzi, nemmeno piano piano, ultimamente è migliorato anche tanto. Nel senso, io gioco su Play 4, quindi console, non gioco su PC e fino adesso non ho avuto i server privati. Tutto d'un tratto sono arrivati non solo i server privati, ma anche le patch ai server, che adesso funzionano molto molto meglio. Se non lo sapete, perché magari giocate su PC, su console, almeno su Play 4, i server facevano davvero schifo, nel senso si laggava sempre se c'erano più di 32 giocatori, quindi giocare nei server 64 giocatori era davvero brutto, nel senso non si riusciva a giocare decentemente, si laggava continuamente, c'era un rubber banding della Madonna e questo ovviamente rovinava un bel po' il gioco. Però, come ho detto, sono state fatte un po' di tempo fa queste patch ai server e i server funzionano bene. A questo punto c'era soltanto ancora il problema del fatto che non esistevano server privati, ma anche questi un paio di settimane fa sono stati introdotti. Questo quindi ha portato la scena competitive anche su Play 4 e probabilmente anche Xbox One. Non sono al corrente delle cose su Xbox One, ma penso che i server siano stati introdotti simultaneamente. Quindi praticamente, ragazzi, adesso la scena competitive è arrivata anche su console e questa è ovviamente una bella cosa, perché la scena competitive, diciamo che abbellisce sempre il gioco, dà un che di competitivo a tutti quei giocatori che hanno un clan. Infatti anch'io adesso sono in un clan, i Gov dovrebbero già aver aperto un canale YouTube anche loro, quindi magari mi faccio dare il link e poi lo posto qua nella descrizione. In ogni caso, a parte questo, sì, il gioco in sé secondo me sta migliorando sempre sempre di più, e con questo intendo che quando il gioco è uscito si poteva quasi considerare un abominio. Era sicuramente inferiore a Battlefield 3. Non sto parlando della grafica, non sto parlando della bellezza del gioco, sto parlando della giocabilità. La giocabilità di Battlefield 3 aveva raggiunto praticamente la perfezione. Tu sparavi il colpo e questo colpo arrivava immediatamente, ci veniva dato l'hit marker e ci veniva data l'uccisione. Se c'era un ritardo, non era dato dal gioco, non era dato dai server, ma al massimo era dato dalla nostra imprecisione. I colpi arrivavano subito, non dopo. Non ci arrivavano il danno di 3 colpi alla volta come succedeva qua su Battlefield. Tutto questo è stato un filino migliorato adesso su Battlefield 4 e ha raggiunto praticamente quasi gli standard di Battlefield 3. L'unico campo dove non li ha raggiunti è il netcode, come sapete, come avete sicuramente sperimentato tutti voi che ci giocate ancora. Quindi secondo me manca ancora quello, manca quello per rendere Battlefield 4, per raggiungere con Battlefield 4 gli standard di Battlefield 3, e spero che questo enorme passo venga compiuto il più in fretta possibile. Ho già sentito che ci sono stati dei giocatori che hanno provato a entrare in dei server con un tick rate aumentato. Il tick rate è quante volte il server manda a noi giocatori le informazioni e quante volte glielo mandiamo noi. Su Battlefield 4 il tick rate è alquanto basso, nel senso, ora non mi ricordo esattamente quant'è, non vorrei dire cavolate, quindi meglio non dire niente. In ogni caso è davvero davvero molto molto più basso di quello di praticamente ogni altro FPS, e questo ovviamente peggiora il netcode, perché mandando meno volte le informazioni il server diventa più impreciso e quindi agisce magari anche in ritardo. Questa cosa è stata già testata in dei server, in questi server sono stati messi dei tick rate più alti e i giocatori che ci hanno giocato hanno detto che il netcode è migliorato, per fortuna. Quindi
un complimento soprattutto adesso alla DICE, perché comunque si sono messi sotto col lavoro. Il fatto è che, come ho già detto in altri video, io avrei preferito avere un prodotto già finito all'uscita, mentre Battlefield 4 praticamente è già... è ancora in completamento, lo stanno finendo adesso, e questo è una cosa che mi piace un pochettino poco. Ora, prima della fine del video, vorrei ancora parlare anche un attimino di una cosa chiamata Dragon Teeth, che sarà il prossimo DLC. Ora, a parte il fatto che questo DLC uscirà fra poco, cioè fra non troppo, e è passato poco dall'ultimo DLC, e questo già suggerisce che la vita di Battlefield 4 fra massimo mezzo anno o tre quarti d'anno sarà a termine e uscirà il nuovo Battlefield. Speriamo Bad Company, però penso che sia Battlefield. In ogni caso, Dragon's Teeth, sì, cosa hanno aggiunto? Allora, ho visto anche qua, mi sono informato un po', e innanzitutto il nostro bot Eod è stato praticamente, è stato fatto un upgrade al bot Eod. Non nel senso che è stato fatto un upgrade, ma nel senso che è stato introdotto una nuova cosa molto molto simile al bot Eod, che però ha praticamente una minigun e un lancia granate, lancia razzi attaccato. Sono molto scettico a riguardo, perché semplicemente sarà un robottino che noi potremo telecomandare, che potrà sparare e lanciare granate, come se lo spam di granate su Battlefield 4 non fosse già esagerato. Più che altro io mi immagino come sarebbe una cosa del genere su una mappa come Operazione Metro o Operazione Prigione. Quello è alla fine la prima cosa che si pensa quando si pensa a esplosivi. Quando vengono introdotti esplosivi io penso a quello. Faccio gli incubi di una nuova cosa che viene aggiunta a Battlefield, che mi può uccidere con delle esplosioni sulle mappe come Metro o come Prigione, che dove ovviamente l'arma più usata è l'RGO Impact ormai. E sì, questo robottino non sappiamo quanta potenza abbia, ma spero proprio che gli sviluppatori, cioè la DICE, si metta sotto per non renderlo troppo forte ma non renderlo inutile. Ad esempio, le mine antiaeree che sono state introdotte non le usa mai nessuno, magari sarebbero anche più utili, però onestamente la DICE ha fatto un buon lavoro a tenerle con la potenza a cui sono adesso, non aumentarle, però comunque come avrete ben notato non le usa nessuno, perché sono praticamente inutili, perché un oggetto del genere secondo me o funziona troppo bene o funziona troppo male, perché se funziona troppo male non butta giù gli elicotteri, se funziona troppo bene butta giù gli elicotteri, e in entrambi i casi non va bene. Io, dato che mi piaceva molto usare l'elicottero su Battlefield 3, ho preferito che le mine antiaeree non fossero forti, ma voglio vedere come sarà invece questo botteo, se sarà soltanto una roba da buttare in giro per uccidere, o se ci sarà anche un risvolto tattico nella partita, o soltanto tipo non voglio andare lì perché ho poca vita, allora ci mando il robottino. Se è così, questo mi dispiace un po', perché diciamo che questo, invece di aggiungere un livello di tatticità al gioco, ne toglie uno, che è quello della gestione della propria vita, diciamo. E altre cose che hanno aggiunto, a parte le solite armi, è stato lo scudo antisommossa. Avevo già fatto un video a riguardo, e a quanto pare questo scudo però è un pochettino diverso da quello che conosciamo da altri giochi, come ad esempio Call of Duty. Con questo non voglio fare un confronto, quindi tutti quelli a cui piace Call of Duty, tranquilli, non sto insultando il vostro gioco più preferito, tranquilli. In ogni caso, sì, lo scudo antisommossa come funziona? Semplicemente noi, quando avremo lo scudo antisommossa, saremo praticamente disarmati, perché non potremo usare né una primaria né una secondaria. Quindi, mentre usiamo lo scudo, abbiamo lo scudo, punto. Noi possiamo vedere attraverso un piccolo coso con un vetro antiproiettile in mezzo, che però dopo tot colpi che subisce può anche essere rotto, cioè significa che i nemici potranno spararci attraverso e ovviamente colpirci. Possiamo anche col nostro scudo antisommossa tirare delle botte agli avversari. Questo significa che se ci avviciniamo a un nostro avversario, questo dovrà stare attento, perché con un paio di botte potremmo anche riuscire a stenderlo. Ora, non so quanto sarà efficace, non so quanto sarà tattico il fatto di usare lo scudo antisommossa. In ogni caso, sono sicuramente curioso di vedere
come la DICE gestirà questo nuovo gadget che su Battlefield mi sembra una cosa completamente nuova, rivoluzionaria, che non si è mai vista prima. Nel senso, non mi ricordo di nessun Battlefield che abbia avuto uno scudo antisommossa. Quindi, come ho già detto, sono curioso di vedere come sarà questo fatidico scudo. E sono curioso di questo Wally. Tutto il resto degli accessori sono fucili da cecchino, fucili mitra, il PDW stile MP7 di Battlefield 3 e cose simili, insomma, fucili d'assalto, le solite cose, quindi inutile parlarne. In ogni caso, sfrutto gli ultimi minuti di questo gameplay per chiedervi di andare a vedere il mio montage che ho pubblicato. Se sto caricando adesso questo video, vuol dire che il montage l'ho caricato ieri. Andate a vederlo perché mi piace molto, l'ho messo anche come trailer del canale, mi piace come l'ho fatto, ci ho messo un bel po' di impegno, quindi se vi piace sono davvero molto molto contento. E finisco questo video con una breve osservazione. Io inizio a odiare la gente che mi mette non mi piace. Attenzione, ho sempre detto, ragazzi, mettetemi non mi piace se non vi piace il video, perché semplicemente mettermi non mi piace vuol dire, cazzo, questo video non è piaciuto al mio pubblico, quindi devo migliorare qualcosa. Ma odio quelli che mettono non mi piace perché puntualmente non mi dicono il motivo. Se qualcuno mi mette non mi piace a un video e io quel video e non mi dice il motivo per cui mi ha messo non mi piace, se io pubblicherò un altro video non saprò cosa non gli è piaciuto e sicuramente non potrò migliorare. Quindi se mi mette non mi piace non fa niente di costruttivo, e quel non mi piace non fa altro che, diciamo, rovinarmi la reputazione del video, diciamo. Invece se lui mi mette non mi piace, dice: no Dark, questo video l'hai fatto di merda, hai parlato di una questione completamente inutile e hai messo un gameplay da schifo eccetera, allora io dico: cazzo, ha ragione, potevo mettere questo, potevo fare così, e quindi miglioro la qualità dei miei video, che è quello che voglio fare. Io voglio piano piano aumentare, diventare comunque più bravo in quello che faccio, per fare dei video che vi interessano di più e che siano più belli per voi. Quindi adesso ho raggiunto la meta di riuscire a pubblicare video in 1080p. Se mettete non mi piace, ditemi sempre il motivo, perché posso sempre imparare qualcosa. Potete anche mettere mi piace e dirmi cosa migliorare, ragazzi. Però odio quelli che mi mettono non mi piace senza un apparente motivo, senza poi dirmi il motivo stesso, perché io posso imparare dai miei errori e loro me lo impediscono. Vabbè, però ora sto iniziando a ripetermi, quindi la smetto immediatamente. Spero questo video vi sia piaciuto. Commentate, mettete mi piace o non mi piace, commentate dicendovi quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, e ditemi che tipo di video volete vedere come prossimi, perché ne sceglierò un po' e li farò. L'ultima volta che ve l'avevo detto, alla fine non sono riuscito a farli tutti, perché semplicemente farli tutti sarebbe stato un po' tanto. Quindi magari io vi dirò: sì, questo qui si può fare, però poi non li farò tutti, poi vedrò in base ai gameplay che faccio e in base a come mi gira di fare quelli che mi ispirano di più o i più richiesti. Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi, ciao!